Ragazzi, questo è un contenuto a cui io non è che tengo di più. Lasciatemi un miliardo di mi piace per un prossimo contenuto così. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Andiamo a parlare tutte le amichevoli, tranne quelle a Roma. La Roma non sono riuscita a vederla, come praticamente tutte le parti del Milan. Non posso parlarne perché non ho neanche preparato gli highlights. Andiamo a parlare di Genoa-Lazio, Juve, Barcellona-Juve, andiamo a parlare di Wolfsberger-Milan, andiamo a parlare di Napoli ad Anadolu Espor e basta, che cazzo, non ci arriviamo. Allora, direi ragazzi, iniziare da Lazio-Genoa. Prima di tutto vi ricordo, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale per nuovi contenuti così. Lazio-Genoa mi ha sorpreso. Genoa-Lazio in negativo. 4-1 Genoa. Ragazzi, è sempre così. Coda, coda. Tanti stanno scrivendo, se avessimo avuto un bo... ovviamente tifosi genoani, avessimo avuto un bobber come Coda, ci saremmo salvati. Vi devo dire una cosa, cazzata. Cazzata, ragazzi, perché Coda... vabbè, Coda è il mio nuovo video. Ve l'ho detto tante volte. Ci sono, se si può dire, i bomber di Serie B, come in tutte le categorie di C, D, D. Forse a parte là, a parte Immobile, i bomber che ragazzi ad esempio promuovono la propria squadra e se ne torna in B perché ragazzi loro sanno giocare solo in B. E Coda è uno dei migliori bomber, ma ce ne sono tanti ragazzi. Coda, Ciofani, mi ricordo, Di Carmine, ce n'è anche qualcun altro. Iemmello, anche ce ne sono tanti ragazzi. Bomber di Serie B. E Coda ha fatto boh, doppietta, tripletta, ma poteva farne 6 e non sto scherzando. La Lazio ha fatto solamente quel bel gol di Immobile su palla di Milinkovic-Savic, Immobile che praticamente rifà il gol di Dybala proprio con la stessa Lazio che ha fatto vincere lo scudetto a Juve, va a terra, mentre invece non è che la alza, ma questa volta la mette proprio dove non può arrivare il portiere del Genoa. Comunque... molto, molto male la Lazio, avevo capito, stavano giocando molto del chilling, però 4-1. Un conto è perdere o pareggiare. Un conto è perdere 4-1. Che io, allora siamo gare per campionato, sono il primo a dirlo. Però è un'umiliazione, se permettete. Per me non dico che è un'umiliazione, ma un'umiliazione estiva. Così è, per me sì. Passiamo a Napoli Adana Demirspor, l'Adana che fa due gol molto a culo, è già che parto con gli errori difensivi, ragazzi, io spero che chi minchia è, perché non lo chiameremo così, a parte gli scherzi, chi minchia è che sembra veramente simpaticissimo, è andato a Napoli, ha siglato il contratto e sta già ballando il Gangnam Style, e non sto scherzando, cercatevi il video su YouTube, o su TikTok, o su Instagram, veramente c'è un video in cui lui balla. Il Gangnam Style lo canta, qualcosa di bellissimo. Comunque, spero che risolva i problemi difensivi che ha avuto il Napoli, perché la produzione offensiva ho visto Lozano in fire e anche un Kvaratskhelia. Ragazzi, io Kvaratskhelia lo voglio al fantacalcio, porca miseria quanto lo voglio Kvaratskhelia, quanto voglio Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, lo chiamo Kvaratskhelia, Kvaratskhelia. Sapete, ragazzi, che avrà 4 o 5 modi di pronunciarlo per me. Cava, come ficia, chiamiamolo come vogliamo. Comunque la produzione offensiva va molto bene, però cioè, è prima l'errore di Meret che prende il giocatore al posto che la palla, poi l'errore è un altro calcio di rigore. No, non va molto bene, è un ottimo modo per iniziare. Fanno l'1-0 con Lozano, poi fanno l'1-1 con Balotelli, fanno il 2-1 con un altro giocatore che ho più pallida idea di chi minchia sia. E fanno poi il 2-2. Non mi ricordo che avesse segnato il 2-2. Comunque, un Napoli che nella produzione offensiva molto bene, nella difesa molto meno. Quello è da aggiustare. Però, comunque, ragazzi, questo Napoli va bene, diciamo, va bene. Ovviamente sono amichevoli, quindi non diamo di tutto questo peso. E allora parliamo della partita che più analizzerò perché l'ho vista in diretta: Milan-Wolfsberger. Allora, posso dirvi, ma. Hanno veramente bisogno di De Ketelaere? Perché De Ketelaere, porca miseria, sembra un giocatore stratosferico, però non ne sono sicuro. Stavo parlando di Ziyech. Di Ziyech poco ma sicuro non ne hanno bisogno. Però Gnabry, cioè ragazzi, Gnabry,
Adli mi sta impressionando da un poco. È vero che si sta facendo notare da tanti. Contro il Wolfsberger ha fatto molto bene. 5 pere, ragazzi, a parte il Milan. Il quinto fa gabbia. Non l'ho visto quello, mi sono perso. Non stavo andando Sport Italia, quindi rip per il gol di gabbia. Ha segnato Adli, che sigla il suo primo gol. Rafa Leão ha fatto un gol della Madonna, non mi ricordo poi chi ha segnato, forse Giroud, non me li ricordo, ragazzi. Comunque il Milan, che mi ha sorpreso, ci voleva questa vittoria perché mettere a tacere le critiche che erano già arrivate dopo Zde, come si chiama? Ste lo chiameremo. ZTE, la squadra polacca contro il Milan, avevo vinto 3-2, mi sembra, con essere stati sotto anche 3-0. Comunque ho visto un Milan molto attivo. E poi il Wolfsberger, tanti diranno, ma sono mai... Il Wolfsberger, ragazzi, non è malissimo, certo, il campionato austriaco non mi sembra uno dei migliori, però il Wolfsberger, cioè, non è che faccia così schifo, è l'ultima trena, io il ZTE non lo conoscevo minimamente, mentre invece il Wolfsberger, sì, me lo ricordo anche con la Roma in Europa League di 2 anni fa, o di 3, non me lo ricordo. Comunque il Wolfsberger non è così male come il campionato austriaco, che per me è una spanna sopra a quello polacco. Comunque il Milan ha fatto molto bene, mi è piaciuto molto. E vediamo, sono fiducioso, vediamo come si svolgerà. Passiamo all'ultima gara, ovvero ragazzi, Juventus-Barcellona, Barcellona-Juve spettacolo. E sto vedendo Kane, che è un fire. Parliamo di Dembélé, possiamo parlare di Dembélé. Ha fatto una gara mostruosa. Dembélé, mamma mia. Allora, tanti stanno dicendo, è tornato Dembélé, è fortissimo. Si vede che non seguite il calcio. Barcellona, cioè Dembélé, ragazzi, porca vacca, è un giocatore mostruoso, ma lo sappiamo. La sua testa no? Non lo è, ragazzi, la sua testa. Lui, secondo voi, perché è stato fermato? Perché non è diventato il nuovo Neymar? Per quello. Perché non ha la testa, oggettivamente. Fa serata tutti i giorni, se beve 3 litri di Coca-Cola, non fa nessuna dieta, arriva in ritardo agli allenamenti, è stato punito varie volte. Infatti, probabilmente anche è stato quello il motivo per cui non ha avuto un contratto e quindi è stato costretto a rinnovare col Barcellona perché se no se ne andava a casa e si doveva ritirare. Ma a parte gli scherzi, comunque aveva un contratto e non è una buona cosa. Ha rinnovato poi neanche a così tanto, mi sembra 2025, quindi 3 stagioni, e anche quello fa vedere che se ne vorrà andare. Comunque ha fatto vedere giocate incredibili. Alla Juve serve un terzino sinistro perché Alexandro è inguardabile, Luca Pellegrini è da sperimentare, ma io posso chiedervi una cosa. Possiamo prendere il Tierney della situazione, il primo nome che mi è venuto. Tierney della situazione gli mettiamo come pacco regalo, non sto scherzando, Alexandro. Ma rescindiamolo, per favore. Non rinnoviamolo. Tra l'altro fare un video su Ramsey. Comunque, ragazzi, queste erano le mie opinioni su queste 4 gare. Io vi saluto, ci vediamo nei prossimi giorni con prossimi video su Amichevoli e Non. Ciao!